Ok, eccoci qua. E allora, cessione di D'Elite 77, considerando i bonus e tutta la roba. Demiral 20, vari giovani 20. La Juve ha incassato 117, ha usato solo 50 per Bremer. Ci sta Milinkovic a 60 circa. Allora, questo lo ribadisco sempre, non è Monopoli. Cioè, non è che io ti vendo la centrale elettrica o Viale della Rinascita, non so nemmeno se c'è su Monopoli, non mi ricordo i nomi. E quindi incasso, metto nella mia cassa e posso usare. Non funziona così. Sicuramente la Juventus ha guadagnato, incassato più di quanto ha speso in questo momento, e sicuramente penso che abbia altra potenza di fuoco, anche perché le trattative che ha fatto hanno migliorato il monte ingaggi, e cioè hanno ridotto di tanto il monte ingaggi rispetto all'anno scorso. Si parla, Parco della Vittoria, Parco Vittoria, grazie mille, si parla di una ventina di milioni di risparmio in questo momento. Poi è ovvio che la squadra non è ancora conclusa, non è ancora completata, e bisogna cercare di metterla a posto, però non funziona così. Io di Milinkovic ho parlato ieri in un video, non perché ci siano delle notizie, quanto più un semplice ragionamento. Se Pogba poi davvero arriva ad avere, non lo so, 4-5 mesi di stop, il centrocampo rimane lo stesso. Rimane lo stesso, e allora forse non è sufficiente, ma in questo momento non sembra esserci un discorso legato a Milinkovic-Savic. E ringrazio Mangio i Mattoni con un nickname fantastico per la sub e benvenuto. Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Sergei Milinkovic-Savic, destino che venga la Juve senza se e senza ma. Vincenzo, vedi, ho appena detto che non c'è niente di collegato, ma magari sapete bene che io ho un pallino per questo giocatore, anche quando prima dell'arrivo di Pogba, quando venivano fuori i nomi a fine stagione, inizio mercato, io ho sempre detto, ritengo Pogba più forte, ma ad oggi se potessi scegliere l'investimento lo farei più su Milinkovic-Savic che su Pogba, per due motivi. Uno, non ha mai giocato in una big e quindi può essere più affamato rispetto a Pogba e potrebbe vedere questo come il grande salto della carriera. Due, è un paio d'anni più giovane e sicuramente più resistente agli infortuni, quindi io considero Pogba di un livello superiore a Savic, perché comunque ha già giocato in Champions League, ha vinto un mondiale, e quindi secondo me sono due livelli differenti. Però probabilmente un investimento l'avrei fatto più su Milinkovic-Savic. Ora vediamo che magari questo infortunio di Pogba, seguendo il ragionamento semplicemente della mia mente, che possa poi diventare concreto, e cioè se Pogba sta fuori così tanto, allora è meglio andare sul mercato e prendere anche un altro calciatore con delle caratteristiche importanti a centrocampo. Però ribadisco, sono sempre i miei 10 centesimi nulla più. Secondo te arriva uno tra Werner e Martial? Beh, ieri Romeo parlava di Werner, Martial e Morata, questi dovrebbero essere i tre nomi caldini, tiepidi, diciamo così. Però ragazzi, io ribadisco sempre, oggi è il 29 di luglio, mi dispiace dover ripetere sempre queste cose, mi dispiace perché so che poi divento ripetitivo, e quando si diventa ripetitivi si diventa noiosi. Però il 29 di luglio significa che tra un mese chiudo il mercato e significa che tra due settimane inizia il campionato. Oggi la Juve non è completa, oggi la Juve non è una squadra pronta per giocarsi tre competizioni. Vogliamo mettere la formazione sulla carta degli 11 della Juventus? Bellissimi, fantastici. Chiesa a sinistra, Di Maria a destra, Vlahovic in mezzo, Pogba, Locatelli un altro a centrocampo, Cuadrado terzino, Bremer, Bonucci, Szczęsny, un terzino sinistro tra Alessandro e Pellegrini. Sappiamo che siamo un po' più deboli a sinistra, però gli 11 c'è, ok? Sì, però Pogba non sappiamo come è messo, Chiesa non sappiamo come è messo. Vlahovic ha fatto ancora 0 minuti fino adesso in precampionato. Bonucci non ne può fare tutte, le riserve non sono di alto livello in generale, numericamente davanti siamo tirati, a centrocampo abbiamo ancora tanto da cedere. Cioè, il calcio non è mettere giù una formazione di 11 giocatori e dici wow, bella, figa, funziona, siamo a posto. La Juve oggi non è una squadra pronta per affrontare tutte queste competizioni. Secondo me oggi siamo un po' indietro nella costruzione della squadra. Bisogna muoversi un po', proprio perché non c'è tantissimo tempo, lo dico tranquillamente. Cillus, grazie mille per la sub, quarto mese, leggiamo che cosa mi dici. Continua ad abbonarmi perché sei veramente attivo su tutti i social possibili. È vero,
devo dire, il nuovo format così per i video, Firmino Werner, mi piace molto, continua così, grazie mille, è l'ennesimo feedback positivo che ricevo su questa cosa qua, li ho sempre fatti in una maniera differente, poi ieri ho trovato un bel template, ho deciso di raggrupparlo per punti, è venuta una cosa anche più ordinata, quindi sono contento anch'io di quello che è venuto fuori, grazie mille, e grazie mille anche a Raffa che anche lui rinnova per il quinto mese, grazie mille ragazzi, gentilissimi come al solito, siete sempre molto molto carini. E infatti, sì, non è FIFA, non si può ragionare ovviamente in riferimento al messaggio precedente, non si può ragionare su questi binari. Ciao Nicolas, eccolo qua, mangio mattoni, è arrivato con un emoticon di Delete che andrà rimossa il prima possibile perché ovviamente Delete non è più un calciatore della Juventus, anche se continua a parlare tanto della Juventus, e vediamo che cosa succede. Grazie Stick, grazie per la sub, benvenuto, grazie mille. Parco la vittoria, le basi, vedi? Stick, dovevi dirmelo un po' prima. grazie mille. Grazie Vincenzo. Non è FIFA, ci sono i vari costi di ammortamento, i pagamenti errati, i bilanci. Esatto, ma ha un po' peggiorato la situazione mercato, credo, la gestione di FIFA. Cioè, è ovvio che per bilanciarlo e per fare una roba molto facile nelle carriere hanno dovuto fare una roba del genere, però sì, è tremendamente più complicato e tante volte noi nei video abbiamo illustrato le modalità. Ciao Alex, grazie mille anche a te per il terzo mese di sub. Alex back to back dice per il terzo mese. Ho visto rispetto al forte inizio il rallentamento da parte sul mercato, servono tre colpi, dobbiamo anche muoverci. Per quanto riguarda Pogba, è un infortunio che poteva capitare a tutti purtroppo. Allora sì, in realtà sì, abbiamo fatto solo tre colpi e quindi ne servono almeno altri tre, sono d'accordo, e spero di qualità. E per quanto riguarda Pogba, sì ragazzi, il discorso Pogba secondo me è abbastanza semplice, cioè ginocchio destro, menisco, non ha mai avuto problemi, poi ovvio a livello muscolare Pogba ha tanti problemi, se li porta dietro anni, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto ben prima di acquistarlo, quando è venuto fuori il nome di Pogba, lo sappiamo, ha saltato tantissime partite l'anno scorso, e quindi il fatto che un giocatore che tende ad infortunarsi a livello muscolare possa avere anche delle ricadute a livello di ginocchio ci sta, è una cosa che viene spesso presa in considerazione, però un menisco può capitare davvero a tutti. Io, poi è ovvio che se Pogba aveva dei problemi prima, allora è un conto, però ci stanno dicendo praticamente tutti gli addetti ai lavori più informati che anche dalle risonanze magnetiche per le visite mediche non erano venuti fuori problemi al ginocchio di Pogba e che possa essere stata una roba traumatica. Poi se vogliamo per forza di cose dire che è perché aveva un problema vecchio che la Juventus non ha visto o perché è stata la preparazione a rompere Pogba, possiamo dirlo, però stiamo dicendo cose senza un fondamento, mi dispiace, questo non c'è un fondamento, non c'è un comunicato ufficiale, non c'è un documento, sono illazioni, sono sparate, cioè sono opinioni e con l'opinione non si fa la realtà, mi dispiace. Se solo io se potessi scegliere prenderei De Jong piuttosto che Milinkovic, no beh allora penso che De Jong sia molto più pronto per essere un giocatore da big, io non credo che la Juventus abbia la potenzialità per prendere De Jong, sarei contentissimo. Ho sempre pensato che uno dei pochi punti a favore dell'arrivo di De Jong alla Juventus potesse essere la presenza di De Ligt all'interno della rosa della Juventus, cosa che in questo momento non esiste più. Nemmeno questa, quindi un po' complicato l'arrivo di De Jong, sia per un discorso economico ma forse anche per un discorso di livello. Credo che dovesse andarsene a Barcellona possa preferire un campionato di livello maggiore come magari la Premier o una squadra di livello maggiore rispetto al Barcellona attuale, che comunque mi sembra che stia facendo molto bene chiave mercato. E tra l'altro anche Bernardo Silva, leggevo poi, non so se è confermato una roba del genere oppure no, però insomma anche Bernardo sarebbe l'ennesimo gran colpo. Poi De Jong, da quanto ho capito anche l'altra sera quando guardava la partita anche da Zon ce l'hanno detto, Xavi lo vede centrale di difesa, io non credo che sia quello il suo futuro, meno sarei sorpreso di vedere De Jong in quella posizione lì, non lo so. Se Pogba sta veramente fuori 4-5 mesi, io mi aspetto una Juve che va a prendere un altro grande giocatore a centrocampo, tipo Milinkovic. De Jong per me è un giocatore simile a Arthur, ma più forte. Sicuramente non un calciatore allegriano. Ecco, sul discorso di compatibilità con Allegri può essere sicuramente un tema. Qua lascio la parola a chi magari è un po' più ferrato su De Jong. Io l'ho visto giocare qualche volta con l'Ajax.
soprattutto quando ci ha eliminato, è comunque in Champions principalmente, l'ho visto giocare col Barcellona ma non un'infinità di partite, quindi non, faccio un po' fatica a darvi la mia opinione su questo punto di vista. E sì, comunque sono d'accordo, cioè è la mia tematica del video ieri, che poi non significa che la Juventus lo farà, però per come ragiono io, se hai dei problemi a centrocampo è da tanto tempo e vai a prendere un giocatore che a centrocampo può cambiarti effettivamente il volto come Pogba, ma questo giocatore poi si fa male, magari rischia di perdere metà stagione, non credo che si possa stare fermi, però sono i miei 2 centesimi e nulla più. A te piace Fabian Ruiz, 30 milioni. Allora, su Fabian Ruiz, proprio oggi ho pubblicato una storia su Instagram dicendo che la Juventus lo sta monitorando eventualmente come possibile nome proprio per via dell'infortunio di Pogba. E invece Romeo, proprio pochi istanti prima di entrare in live, su un articolo di Goal.com ha ribadito il fatto che la Juventus lo sta monitorando. Sì, è vero, è un nome sulla lista della Juventus, ma per l'anno prossimo, perché ha contratto in scadenza al 2023, quindi potrebbe essere un parametro zero, difficilmente giocatore che può arrivare alla Juventus già in questa sessione di mercato. Ciao, grazie per aver rinnovato la sub, ovviamente. Cosa ne pensi di Alessandro? Beh, credo che il tuo nickname, un comodino magico, possa essere la risposta alla tua domanda, anche se non è proprio una domanda, quindi penso che sia un comodino magico. Domanda: preferisci Pogba nel 2023 completamente integro oppure tra 2 mesi circa ma magari più soggetto a ricadute? Allora, questo, vedi Vincenzo, questa è la classica domanda a cui faccio fatica a risponderti io, perché non ho basi, cioè non ho una formazione medica per darti questa risposta. Io non ho idea di come sia fatto il ginocchio di Pogba, non ho idea della condizione del ginocchio di Pogba, non ho idea se è necessario intervenire seriamente o se è il classico menisco che gli fai l'operazione e in un mese, massimo 2, sei in campo. Non ho idea. È ovvio che io ti dico, io preferisco che Pogba ci sia tra 2 mesi e che non si faccia più male. Ma questa cosa è possibile? Credo che sia proprio per questo, credo che sia questa la motivazione del viaggio di ritorno di Pogba, perché da quanto ho capito in America volevano operarlo subito e volevano operarlo in maniera seria, quindi tenendolo fermo per tot mesi in modo da far saltare anche il mondiale. Lui non era proprio dell'idea e allora è tornato in Italia per fare altri controlli a Torino e a quanto ho capito altri ancora in Francia per avere più pareri medici possibili, perché magari poi c'è il medico che ti dice no guarda, secondo me non è così, magari sono tutti d'accordo sul fatto che deve stare fermo 5 mesi. Quindi ribadisco, non ne ho visti tanti di atleti che col menisco stanno fermi 5 mesi, sarebbe quantomeno bizzarro, però qua entrano in gioco le competenze mediche e mi tiro indietro io. Grazie mille Phil per la sub, sono 6 e saranno sempre di più, 6 come il numero originale di Paul Pogba alla Juventus, tra l'altro. Ho paura che iniziano faremo come l'anno scorso, sarebbe un disastro, sarebbe veramente un disastro, perché non puoi davvero più permetterti, cioè l'anno scorso ragazzi hai fatto 2 punti in 4 partite nelle prime 4, quest'anno cosa c'hai? Sassuolo la prima, Sampdoria mi pare la seconda, terza Roma, quarta Spezia, l'anno scorso avevi Milan e Napoli tra l'altro, che poi sono state squadre arrivate in Champions, tutte e due, oltre alla Juve e l'Inter. Quest'anno mi sembra un po' più abbordabile il calendario iniziale, però l'anno scorso avevi Udinese e Empoli nelle prime 2 e hai fatto 1 punto, quindi io credo che la Juventus non possa assolutamente iniziare come l'anno scorso. Ovviamente parlando dell'uno, ma è una curiosità di Pogba, ok, no beh, penso di averti risposto in maniera abbastanza corposa. Credi la voce Milinkovic-Savic? Se arriva personalmente sarei molto contento, solo dopo che ruolo farebbe Pogba? Beh, sul ruolo penso che non ci siano problemi, nel senso mezzala destra Milinkovic, mezzala sinistra Pogba, non c'è nessun problema. Più che altro non è una voce Milinkovic-Savic, cioè almeno che non mi sia perso qualcosa io negli ultimissimi minuti, ma prima di entrare in live non era una voce, era una mia supposizione di ieri. Cioè io ieri ho fatto il video dicendo ragazzi, se Pogba sta fuori 5 mesi allora Savic può essere un'idea, perché sennò il centrocampo non lo migliori, però non credo che sia una trattativa, non mi pare. Adam dice:
Secondo me la Juve deve puntare su Rovella, Fagioli, Miretti e venderà Arthur e Rabiot. Successivamente andrei a prendere Werner, che gioca a mio punta falso 9 all'offensiva destra e sinistra. Allora, su Werner non so se hai visto il video di oggi, spero di sì. Riassunto perfetto, è a livello di caratteristiche per quello che cerchiamo ci sta, perché tutti le gioca nei posti in cui siamo scoperti. Ho un po' di dubbi sul calciatore in generale, ma credo che sia un pensiero abbastanza inquinato da quanto ha fatto vedere al Chelsea nelle ultime due annate. Poi magari in Serie A è tutta un'altra storia e torna fenomenale come lo era in Bundesliga, non lo so, ho qualche dubbio sui costi dell'operazione eventualmente, soprattutto legato all'ingaggio, ma per tutti i dettagli ti rimando a quel video. Io qua suono una porta aperta per me, cioè Rovella, Fagioli, Miretti, sei in un momento storico in cui per fortuna il talento ce l'hai. Rovella anche l'altra sera col Barcellona ha fatto una gran bella partita, Fagioli l'altra sera col Chivas ha fatto una gran bella partita, Miretti in un finale di stagione ti ha fatto vedere delle doti. E allora il mio ragionamento è: anche se non sono fenomeni, tu mi hai fatto dei nomi che sono Arthur e Rabiot, nemmeno Arthur e Rabiot sono dei fenomeni, non lo sono. E allora delle due anch'io sono d'accordo, anch'io terrei questi tre giocatori all'interno della rosa della Juventus, cercando di valorizzarli e poi valutarli. Ovviamente al loro fianco c'è Locatelli, c'è Pogba, c'è uno tra Zaccaria e McKennie, se non tutti e due, perché forse tenendo tutti e tre i ragazzi devi avere almeno sette centrocampisti poi, perché poi diventa un problema. Magari c'hai la lista Champions un po' più lunga, con qualche escluso, va bene, non succede niente, però gli altri dopo sul turnover, sulla Coppa Italia, cioè sono giocatori della prima squadra di Juventus. Un Miretti che mi pare essere un 2003, se ben ricordo, 2003-2004, ma direi 2003, che ti fa magari la prima stagione davvero a calciatore della Juventus una ventina di presenze, ma è la cosa più bella del mondo. Fagioli stesso che ti fa la prima stagione in Serie A alla Juventus, quante te ne fa? Anche lui una ventina, va bene. Rovella ha già fatto delle stagioni in Serie A, magari te ne fa 30 perché diventa il primo sostituto, ma va benissimo. Poi è ovvio che se l'obiettivo è fiondarsi davvero su un giocatore come Milinkovic-Savic, allora dopo devi cedere anche qualcosina di più, devi arrivare a 6 giocatori, però anch'io, io sono d'accordo con quello che dici te, sono d'accordo. Grazie mille a Matte per il terzo mese di sub e grazie mille a Kunimi Fabio, benvenuto, grazie mille, ciao ragazzi. Vero, bellissimo video di Firmino e Werner, grazie mille, ma guarda, ho deciso che in questo momento utilizzeremo questo scheletro, questo schema per bene o male valorizzare un po', dare un'idea su tutti i calciatori che vengono trattati dalla Juventus, quindi assolutamente ci proveremo. Un saluto anche a te dall'Emilia Romagna, non lo so, dalla Bassa, che schifo, non è proprio la stessa cosa. Una bella emoti con Gunis Ronaldo, e in effetti chi lo vuole Ronaldo, che cosa ce ne facciamo? Tra l'altro magari torna davvero in Portogallo, da quanto ho letto, non lo so, non ne ho idea. Io è un pezzo che dico che secondo me torna in Portogallo allo Sporting e che non rimane allo United, vediamo se sarà davvero così. C'è Luke Star che dice che sono 14, secondo me Savic viene solamente se escono Zaccaria o McKennie, perché con l'otito lo sappiamo tutti quanto è difficile trattare. No, ma anche per un discorso numerico, non solo economico. Forse in questo momento a livello economico non sono preoccupatissimo, proprio per quello che dicevamo all'inizio. La Juventus ha ceduto, ha guadagnato e ha speso poco. Quindi, secondo me, un altro bel colpo la Juve lo può fare. Se aggiungiamo che poi magari gli altri arrivano con formule un po' più morbide, come prestito con diritto obbligo di riscatto, o magari un altro parametro zero, chi lo sa, allora ci può stare benissimo, secondo me, un altro colpo grosso. Cioè io non credo che la Juventus possa aver finito il mercato. Cioè, se la Juventus ha finito oggi il mercato, è un disastro. Tante volte la gente mi chiede: sei soddisfatto del mercato della Juventus? La mia risposta non può essere negativa. Cioè, la Juventus ha venduto, salutato Morata, Chiellini, Dybala, Bernardeschi, De Ligt, Ramsey, me ne sfuggono altri, non lo so. È l'unico davvero insostituibile che servì a tenere, personalmente lo ritengo De Ligt. Gli altri, bene o male, qualcosa ti può inventare. Cioè, ci sta non voler andare avanti con Dybala, poi questo discorso l'abbiamo già fatto tante volte. Ci sta non voler riscattare Morata con le cifre. Ci sta che Chiellini a 30 e rotti anni, non mi ricordo neanche quanti, non sia più un giocatore della Juventus. Ci sta che Ramsey finalmente vada via. Cioè, non sono cose negative, sono scelte.
E ci sta a prendere Pogba a zero, ci sta a prendere Di Maria a zero, ci sta magari strapagare Bremer perché De Ligt, se no non lo sostituisci come pare a te. Ci sta, ma hai fatto tre colpi. E allora sì, sono soddisfatto di come si sta muovendo la Juventus, ma la ritengo un po' indietro. Cioè, se questa situazione fosse al 10 di luglio, primo di luglio, sarei qua a dirvi un sogno. Il fatto che questa situazione sia a meno 2 dal primo di agosto, un po' di ansia me la trasmette. Poi è ovvio che magari la settimana prossima la Juve vende Arthur, Rabiot, mette il veto sui ragazzi, compra Werner, cede Alexandro, prende un terzino sinistro e noi ci facciamo l'ultima bella settimana di preparazione tra Villar Perosa, Atletico Madrid e quello che sarà per il Sassuolo con la rosa finita. E ne dubito, semplicemente. Quindi sì, secondo me la Juventus ha iniziato a muoversi bene sul mercato, però poi non ha continuato, o almeno in questo momento la vedo un po' indietro in quella che dovrebbe essere la programmazione di una stagione. Magari lo fa, però mi aspettavo qualcosa di diverso. Poi è ovvio che le ultime settimane di mercato succede un po' di tutto, perché è più facile dar via alcuni giocatori che sono lì, che se no ti rimanga lì, magari altri chiedono di andare, insomma. Sappiamo che le ultime settimane sono più movimentate, ma ad oggi non vedo la Juve una squadra pronta per affrontare un campionato, per quanto mi stia piacendo la politica di rinforzamento che sta attuando. Semplicemente per me è assurdo che un giocatore come Milinkovic-Savic rimanga ancora a Lazio, con tutto il rispetto, ma ci sta, anche perché è lì da tanti anni ormai, da veramente tanti anni, e tutti gli anni facciamo questo discorso. Sì, ormai sta cosa del monopoli ce la porti indietro. Comunque Luca, io penso che a destra giocherà più Danilo, perché il gioco di Allegri, lui è perfetto rispetto a Cuadrado. Beh, non è detto. Allora, le prime prove Allegri le ha fatte proprio con Cuadrado e Di Maria, molto vicini, giocatori tecnici, giocatori offensivi, che si completano a vicenda anche secondo me, perché Cuadrado è un giocatore che sulla fascia destra tende molto ad andare sul fondo, Di Maria è un giocatore che parte da destra e tende ad accentrarsi, quindi coprono anche bene il campo intero. Magari Danilo verrà davvero adattato come o centrale difensivo o terzino di sinistra, perché c'è davvero caso che si possa vedere la coppia Danilo Bremer durante la stagione. Non mi meraviglierebbe dovesse rimanere questo il reparto centrale della Juventus. Tra l'altro oggi è il compleanno di Rugani, tanti auguri, però io ancora fatico a vedere Rugani come un giocatore che possa fare il quarto centrale nella Juve se gli altri sono Gatti, Bonucci e Bremer. Quindi magari Danilo diventa davvero un jolly o un terzino sinistro, perché magari Alexandro e Pellegrini non ti danno sicurezze, perché magari Pellegrini parte. Cioè, oggi vedo molto più probabile la partenza di Pellegrini rispetto a quella di Alexandro, e pensare di avere Alexandro e De Sciglio e basta a sinistra un po' mi terrorizza. Allora magari Danilo scala lì quando non serve, però dopo anche a destra, se c'è dei Pellegrini, inizia a essere tiratino, perché cosa fai? Cuadrado, Danilo e basta? Non lo so, cioè mi sembrano degli incastri particolari. Cioè, il rinnovo di De Sciglio è un po' scombussolato, se vogliamo, il ragionamento che puoi fare sui terzini della Juventus, e la presenza di Rugani ancora una volta va a scombussolare ulteriormente questo ragionamento sui centrali. Quindi sulla difesa in generale, il blocco difesa tra terzini e centrali quest'anno tireremo qualche bestemmia, ovviamente dovesse rimanere così, poi magari cambia qualcosa e non lo sappiamo. Su De Ligt devi cambiare la bio del gruppo Telegram per quando ci spara in stadio. Qual è la bio del gruppo Telegram? Non me lo ricordo nemmeno. Cosa c'è? Che siamo dei fighi, quindi un collegamento di... Non lo so, non me lo ricordo. Serve un terzino come il pane? Dipende. Dipende se mangi carboidrati oppure no. Dipende da questa cosa qua. No, sono d'accordo. Paredes arriva, può essere. Rimane un giocatore che... Paredes non mi scalda il cuore proprio così tanto, non proprio. La Juve sta facendo un ottimo mercato molto indietro. Allora, dono della sintesi, è incredibile, io ho fatto un giro per raccontare, io cerco sempre di riempire tutti i buchi e di spiegare il mio pensiero a 360 gradi, anche perché poi mi dispiace... Che le persone possano mettermi in bocca cose che non ho mai detto, anche se comunque lo fanno lo stesso. Però sì, cioè, è questo il mio pensiero. La Juventus sta facendo molto bene sul mercato, sia in entrata che in uscita. Si poteva fare di più con De Ligt, ma questo lo sapete. Si poteva pagare un po' di meno Bremer, anche questo lo sapete. Queste sono le mie posizioni. Presto lo fa il mercato. Io ho paura solo della finestra temporale.
Questa è una cosa veramente che mi terrorizza e in questo momento non mi lascia tranquillo. Poi che la Juventus abbia una buona rosa, ma a me non me ne frega, ribadisco, non me ne frega niente di vedere l'11 titolare e dire guarda quanto è forte. È l'11 titolare sulla carta di una squadra che dovrà andare a giocare quasi 50 partite in un anno con, non dico obbligo, ma sì, obbligo di vincere in alcune competizioni. Oggi non mi sembra la squadra giusta. Lo diventerà, me lo auguro. Può essere, chi lo sa. Dipende anche tanto dalle condizioni di Pogba.